Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti in questo nuovo video dove faremo il hashtag io resto a casa book tag che ho visto nel canale di Sabrina di Le Cronache dei Nephilim e che ho visto ha fatto anche Seba, di cui vi lascerò il loro video qua sopra nelle schede. Le domande sono relative ad attività che si potrebbero fare durante questo periodo di quarantena che noi ovviamente dobbiamo abbinare a un libro. Quindi direi di iniziare subito con la prima domanda, la quale è leggere un libro per superare questa quarantena. Il libro che ha molto aiutato me a superare questa quarantena è stato The Humans di Matt Haig. Questo libro parla di un alieno che si infiltra nel corpo di un umano, il quale umano ha appena scoperto come risolvere un importantissimo caso matematico. Questo alieno però scoprirà il mondo umano e quello che davvero vuol dire essere degli esseri umani, cosa vuol dire vivere in questo mondo nonostante i nostri paradossi e quello che siamo tutti i giorni. È un libro che secondo me ci aiuta a riflettere tanto su quello che siamo e su quello che vogliamo essere nella nostra vita, ma anche su quello che siamo come esseri umani. Mio Dio, quante volte avrò detto esseri umani. E in generale però mi ha sicuramente aiutato ad andare avanti a questa quarantena, perché mi ha aiutato moltissimo a pensare a tutte le cose belle che mi aspetteranno quando tutto questo sarà finito. Seconda domanda è skincare routine, un libro dalla copertina meravigliosa. Qui ce ne sono davvero tantissimi ovviamente che hanno una copertina meravigliosa, che sono book porn, ma uno tra i miei preferiti che ho comprato di recente ma che ancora devo leggere perché non lo so, sto aspettando il niente in realtà, è Infinity Sun di Adam Silvera. Mi piace tantissimo, vedete che la copertina si illumina con la fenice, cioè boh, so che è molto semplice ma a me piace davvero tanto e in realtà non si vede dalla fotocamera, ma tipo gli occhi della fenice sono fatti in modo strano e la copertina è semplicemente stupenda ed è uno dei miei ultimi book porn che assolutamente non vedo l'ora di leggere perché Adam Silvera è il mio autore preferito contemporaneo. Questo libro è un fantasy che parla di un ragazzo che scopre di avere dei poteri collegati alle fenici, credo. Prima o poi ti leggerò, lo giuro, potresti essere il prossimo libro, why not? Terza domanda è esercizi fisici, un libro che rileggeresti spesso. Il libro che ho più riletto nella mia vita è assolutamente Harry Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling. Sto anche attualmente rileggendo la serie di Harry Potter insieme a Marco e Maria, ma parlando di questo è sicuramente il libro che rileggo tutte le volte che voglio tornare nella mia casa immaginaria, nel mio mondo immaginario, nell'universo in cui vorrei vivere, e mi fa sempre sorridere ripensare a Harry Potter e quanto questa serie significhi per me. E inoltre la copertina è tutta rovinata, non si vedrà mai in video, però è super rovinata da quante volte l'ho letto. Domanda numero 4 è cucinare, una cosa che faccio spesso. Un libro con all'interno ricette o un romanzo che abbia come tema la cucina. Questo libro non ce l'ho qui, ma è All the Chicken Sea di Carrie Hope Fletcher ed è sempre l'unico libro che mi viene in mente quando si parla di cucina, che sfortunatamente non esiste in italiano, ma parla di questa ragazza che è in grado di vedere le emozioni negative delle persone, come per esempio la rabbia, la depressione, la... cosa c'è di negativo? Mio Dio, vabbè, le emozioni negative. E cerca di far star meglio queste persone che vede che non stanno molto bene attraverso la cucina, in particolare di dolci. Ha abbastanza come tema la cucina perché a un certo punto questa ragazza apre una pasticceria o comunque un bar, insomma qualcosa per cucinare e far sì che le persone stiano meglio, ma più che altro ha come tema principale le emozioni. È ancora il mio libro preferito di Carrie Hope Fletcher, è veramente bello da ogni punto di vista. Secondo me l'unica cosa negativa di questo libro è la relazione sentimentale, perché i due non avevano niente in comune, anche se non stavano insieme sarebbe stato uguale. Prossima domanda è serie TV e film, un libro dal quale è stato tratto un film o una serie TV. Ovviamente per questo non potevo che non citarvi Killing Eve, Codename Villanelle di Luke Jennings, il quale libro c'è anche in italiano con lo stesso nome, dal quale è stato tratto la serie TV Killing Eve, della quale sto vedendo attualmente la seconda stagione. Questo libro e anche la serie TV parlano di Villanelle, che è una giovane donna russa la quale diventa un'assassina a pagamento, e nel primo libro seguiamo quattro storie di lei che appunto uccide delle persone, e seguiamo poi anche la storyline di Eve, che è un agente dell'MI5 e successivamente MI6, la quale sta cercando di capire chi è questa Villanelle. Di questo c'è anche un secondo libro che secondo me è molto meglio del primo, e appunto la serie TV con Jodie Comer e Sandra Oh, che comunque vi consiglio e penso che prima o poi farò un video dove vi parlo di entrambi. Domanda numero 6, attività ricreative, un graphic novel, fumetto, manga. Questo per me è molto difficile perché io non leggo né
né graphic novel, né fumetti, né manga. Però l'unico manga che io abbia mai letto, anche se non li ho mai finiti, prima o poi giuro che li finirò, sono quelli di Georgi. Quando io ero molto piccola ero ossessionata da questo cartone animato chiamato appunto Georgi, perché era quello un po' diverso, che andava fuori dalla massa di tutti che guardavano Dragon Ball e i Digimon e i Pokémon. Li guardavo anch'io ovviamente, però per andare un po' fuori dalla massa io amavo Lady Georgi e mi ricordo che ero super innamorata in particolare di Arthur e Abel, che sono gemelli ma per me erano super diversi, e ogni giorno ero tipo: chi mi piace di più, Abel o Arthur? Abel o Arthur? Ed ero anche super presa perché volevo che Georgi finisse con uno di loro due e non con quel biondo col nome super strano, Langwelling, quello lì insomma, ok? Quindi quando ho scoperto il magico mondo dei manga ho preso i primi due volumi e li ho letti, ma non ho mai letto gli ultimi due perché non li trovavo. Poi li ho trovati, però non li ho ancora letti perché voglio anche rileggere gli altri due. La storia parla di questa bambina, la quale viene abbandonata alla nascita in un bosco e viene ritrovata da un uomo, il quale uomo ha già una famiglia che ha due figli, appunto Abel e Arthur. Il padre di questa famiglia a un certo punto muore, però la bambina è comunque cresciuta in questa famiglia e tutti credono che sia la sorella degli altri due bambini. Tutti crescono come pensando che sono tutti e tre una famiglia normale, che sono tutti fratelli, quando poi la verità viene fuori. C'è anche un po' una storia d'amore in mezzo, perché lei si innamora di questo tipo, appunto Langwelling, non so come cavolo si chiama, però al tempo stesso è innamorata di Abel e Arthur. Insomma, è una storia molto carina. Domanda numero 7. Ballare. Bisogna parlare di un classico. Io vi parlo di un classico molto corto, così che voi possiate leggerlo veramente molto velocemente e non fate i pazzi come me che vi iniziate ad ascoltare l'audiolibro di Guerra e Pace che dura 42 ore. Il classico che vi consiglio è Lo Strano Caso del Dottor Jekyll e di Mr. Hyde di Stevenson, se non sbaglio, che parla di uno scienziato il quale decide di dividere la parte cattiva di se stesso, formando così Mr. Hyde. Ovviamente però poi questo Mr. Hyde inizierà a fare cose non molto carine e quindi il Dottor Jekyll dovrà fermarlo. Domanda numero 8. Ascoltare musica. Un libro che ti ha ricordato una canzone mentre lo leggevi. Voglio un pochino rigirare la domanda perché in realtà ho scoperto la canzone dopo aver letto la serie ed è Atlas, la canzone bellissima, non mi ricordo chi è la cantante. E ha proprio questa parte che mi fa troppo pensare a questa serie. Ora ve la faccio ascoltare. Ok, l'ho trovata. I see you, but you don't see me. My eyes see you, I see you, but you don't see me. My eyes see you, I see you, but you don't see me. My eyes see you, I see you, but you won't see me. La canzone si chiama Atlas di Shannon Saunders e il libro in questione che mi ricorda molto è La Quinta Onda di Rick Yancey, in particolare una coppia della Quinta Onda che sono Cassie Sullivan e Ben Parrish, chiamati Parivan, che sono sempre una delle coppie del mio cuore. E sinceramente sto pensando di rileggere quei libri perché mi manca la storia Cassie e Ben e gli altri personaggi un po' meno, però sicuramente questa canzone la collego a loro sempre e comunque. Penultima domanda è Coccolare gli amici pelosi e non, un libro con protagonisti animali. Il Christmasaurus and the Winter Witch di Tom Fletcher ha come protagonista un dinosauro, il quale è un animale, spero, cioè nel senso sì, è un animale, non proprio un animale super moderno, però sempre un animale. Non è un libro da leggere in questo periodo effettivamente, però è l'unico che mi è venuto in mente. Questo qui è il secondo, ma il primo parla di questo ragazzo chiamato William, il quale è in sedia a rotelle, che diventa amico con questo dinosauro che è nato nel villaggio di Babbo Natale. È un libro per bambini, però è molto molto carino e io non vedo di rileggerli durante il periodo di Natale. E ultima domanda è: movimentiamo questa quarantena. Pesca l'occhio chiuso dalla libreria la tua prossima lettura a sorpresa. Devo rimettere a posto tutti i libri, quindi aspettate. Ok, ho messo a posto questo e questo ripiano, che sono quelli dei libri non letti, ma principalmente questo, quindi andrò su questo. Se mi viene fuori L'Ordine della Fenice non varrà perché comunque lo rileggerò il mese prossimo. Ma andiamo. Suppongo sia arrivato il momento.
Evviva! Non ero completamente pronta per leggere quel libro perché ho letto un sacco di fantasy ultimamente, però a quanto pare Infinity Sun di Adam Silvera. Voglio dire, sono felice di leggerlo, però va bene, leggerò questo. E prima di salutarvi voglio assolutamente taggare Maria di My Wicked World e Marco di Shadowbooks 98, perché la prima mi dice sempre Sara, non mi tagghi in nessun tag, e il secondo perché deve tornare su YouTube prima o poi, e perché no in questo periodo dove non ha niente da fare, dove può filmare video. Spero questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche ulteriore consiglio su cosa leggere in questo periodo. Noi ci vediamo al prossimo video e bye!